me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Fez o tudo virar nada e vice-versa. Foi submersa. A azeitona na empada que era eu. Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Oggi Udinese Channel mi ha fatto un regalo. Mi ha spedito a Lido di Jesolo per le finali di Miss Italia. Allora sono qui per raccogliere tutti i segreti di questa kermesse, una delle più storiche del panorama dello spettacolo italiano. Conosceremo le rappresentanti, il Friuli Venezia Giulia e ovviamente la padrona di casa, Simona Ventura. Siamo qui con la prima rappresentante del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda Miss Italia, si chiama Alam. Ciao Alam. Salve. Come avrete notato, insomma, il nome non è proprio friulano. Ci racconti un po' la tua storia? No, il mio nome è arabo. Alam, infatti, in arabo vuol dire sogno. Io sono nata e cresciuta a Padova e attualmente abito a Treviso. E per il regolamento di Miss Italia posso partecipare in diverse regioni, quindi ho fatto le selezioni sia in Veneto che in Friuli e per motivi di comodità ho deciso di proseguire il mio percorso in Friuli, dove poi mi sono classificata per le prefinali e ora sono una delle 33 finaliste. Si è fatto un gran parlare la tua presenza qui, chiaramente ecco per motivi anche se vogliamo extra spettacolo, per la tua religione musulmana. Tu come hai vissuto ecco questa vigilia? Ma io l'ho vissuta molto normalmente, io so benissimo qual è il mio obiettivo ed è sempre stato questo, quindi un sogno nel cassetto che ho da sempre, Miss Italia. Sono qui per dare il massimo, per impegnarmi, mettermi in gioco, imparare tante cose e lo sto facendo e speriamo bene, aspetto la finale adesso. Cosa rappresenta per te Miss Italia? È un po' il sogno di tutte le bambine che ecco, da piccole davanti alla TV guardano sfilare tutte le bellezze del nostro paese. Esatto, Miss Italia è un sogno. Io sin da piccola mi attaccavo davanti alla TV con mia mamma a guardarlo e ne ero affascinata, anche se devo ammettere che da piccola ero un po' timidina. Però lo sapevo, me lo sono sempre detta, e un giorno sarò lì, un giorno ce l'ho farò anch'io e ce l'ho fatta e ora sono qui per poter finalmente dimostrare ciò che valgo, quanto valgo e credo di starlo facendo bene. Simona Ventura ha parlato di te un po' come la bandiera di questa edizione, come il simbolo di Miss Italia 2015. Ecco, tu qual è il tuo pensiero al riguardo? Questo mi sorprende, però sicuramente è una cosa molto positiva e ne sono davvero molto fiera. E so di rappresentare un po' un simbolo perché appunto non sono italiana da generazioni, sono nata in Italia sì, ma già da genitori marocchini. E credo che sì, la mia partecipazione possa aiutare molte persone ad aprire la propria mentalità e ad accettare il fatto che il nostro oggi è un paese multietnico, è un paese nuovo e questo è innegabile. Eccoci qui, siamo con Chiara, anche lei rappresentante del Friuli Venezia Giulia, direttamente da Codroipo, una città che tifa per te. Sì, per fortuna sì, spero, guai se no quando arrivo a casa le sentono e spero che mi votino tutti il 20 settembre e vedremo. Cosa vuol dire per te partecipare a Miss Italia? Beh, diciamo che è iniziato come un gioco, quindi è una specie di rivincita anche verso quelle persone che quando ho iniziato a dire sto partecipando e si mettevano a ridere, insomma è una rivincita, quindi come per dire ce la sto facendo. C'è la voglia di affermarsi, qual è il tuo sogno post Miss Italia? Se va bene ovviamente continuare a lavorare in quest'ambito, giustamente. Se non va bene comunque c'è una vita che mi aspetta a casa che è altrettanto allettante. Quindi... Cosa fai nella vita? Nella vita studio turismo e lavoro in un negozio lì a Codroipo di frutta e verdura e sono sposata, quindi diciamo che è un secondo lavoro, quindi ecco. Primo messaggio che hai ricevuto quando hai saputo di dover partecipare a Miss Italia, chi è stato, qual è stato, te lo ricordi?
il primo che ha saputo è stato mio marito, giustamente. Gelosissimo. No, anzi, mi appoggia tanto ed è lui il mio primo fan alla fine. Se non ci fosse lui io non sarei neanche qua e in questi giorni mi sta aiutando anche tanto, perché comunque sono giorni difficili psicologicamente e fisicamente e se non ci fosse lui, guai, veramente. Allora, facciamo una cosa, sfruttiamo la telecamera di Udinese Channel, ti guarda tutto il Friuli. Velocissimo appello, perché deve vincere Chiara. Deve vincere Chiara perché ha una storia da raccontare e inoltre è l'unica rappresentante friulana ad hoc e quindi vi raccomando, votate, che Miss Italia ha bisogno di una friulana. Respira questa libertà. Allora, proseguiamo il nostro viaggio all'interno di Miss Italia, anzi andiamo proprio a conoscere lo staff di Miss Italia. Siamo con due truccatrici, come vi chiamate? Ciao, sono Ilaria. Raffaella. Allora, ragazze, da quanti giorni siete qui a Jesolo? Dal primo settembre. Dal primo settembre, quindi insomma una ventina di giorni di lavoro. Qual è la difficoltà più grande per una truccatrice? Truccare ragazze già belle, come si fa? È più facile, è molto più facile. No, la cosa più difficile sono soprattutto i tempi, le tempistiche, tutto di corsa, però insomma siamo uno staff molto unito e ci hanno preparato bene i nostri docenti. Quindi non è un lavoro difficile, mi stai dicendo, però immagino sia comunque impegnativo. Su quelle già belle è più... Ci sono anche ragazze già brutte a Miss Italia, scusa. No, sono tutte bellissime, quello intendevo dire. Però? No, comunque sì, è vero, la difficoltà è rendere più bella una ragazza già bella, ma per fortuna il trucco deve essere comunque, visto che è un programma incentrato sulla bellezza naturale, deve essere sempre molto light. E invece il rapporto con le ragazze, come fate amicizia? Sì, sono 20 giorni, quindi già tipo cominciamo a conoscerci, però sempre con un rapporto un po' più distaccato, ma sono tutte gentilissime, tutte molto molto... Cioè che semplici e carine con noi. Ma è vero che tra le ragazze di Miss Italia c'è un po' di concorrenza? Ossia sì, sono tutte amiche, però alla fine magari alle spalle qualche parolina la tirano lì. No, tra di loro spesso, visto che quando si vengono a truccare noi siamo anche le loro, diciamo, psicologhe, confessionali, ci dicono che ci sono un po' di litigi dentro al gruppo perché comunque la competizione c'è e si sente, poi soprattutto adesso che sono rimaste solo in 33. Quindi è sana comunque un po' di competizione. Allora, non solo donna, abbiamo trovato anche dei ragazzi che lavorano a Miss Italia, parrucchieri, come vi chiamate? Io Raffaele Manco. Laurio Alessandro e lavoriamo per Compagnia della Bellezza. Allora, avete a che fare con ragazze bellissime tutti i giorni? Com'è? Cosa si prova? Sono 33 ragazze meravigliose, molto tenere perché comunque siamo nella finalissima e quindi straordinario. Niente, le stiamo preparando, siamo giustamente come dicevamo prima i parrucchieri e le sosteniamo anche, questa è la cosa fondamentale. Ma vi propongono magari qualche taglio particolare oppure alcune ragazze magari vogliono fare i capelli in un certo modo e voi spingete per altro, è un lavoro un po' difficile? No, tra l'altro per noi non è un lavoro difficile perché per noi è la quotidianità, cerchiamo di dare il massimo, di non spingerle sotto stress, di cercare di capire ciò che vogliono per accontentarle, dargli un sorriso comunque al meglio e farle sentire a proprio agio con i propri capelli. Bellissima domanda, ecco un quesito tutto personale, ma ci provate con le ragazze? No, non possiamo. Io ho una fede. No, assolutamente no. Allora, ci finiamo di... Massima serietà. Allora, ragazzi, ci giurano davanti alle telecamere che non ci provano. Ragazzi, una chiusura calcistica, è vero che siete di Napoli, insomma, però un po' la seguite l'Udinese. Mi spiace che non ho comprato Totò di Natale nel Fantacalcio, ho comprato Terò, però sono felice lo stesso che ho Danilo in difesa. Tu lo segui? Sì, tantissimo, seguo il calcio, l'Udinese mi piace perché è una squadra onesta, non è una squadra che dà fastidio e poi ci ha donato Allan, benissimo, e poi lancia tanti giocatori di alto livello.
In compagnia di Simona Ventura, padrona di casa qui a Jesolo, secondo anno consecutivo di Miss Italia, come stai vivendo la vigilia? Direi che questa è sicuramente un'edizione straordinaria e rivoluzionaria a suo modo. Ci sono tante chiavi di lettura, il problema dell'integrazione, il tema della religione, insomma il tema delle curvi, quindi dei disturbi alimentari. Sì. Tocchiamo molti temi attuali, quindi questo mi piace molto. Tanti temi attuali con Miss Italia, che è tornato un po' ad essere lo specchio della nostra società. Si era un po' persa questa connotazione forse negli ultimi anni. Con te è tornato un attimino, ecco, ad avere un occhio importante anche sul mondo esterno. Non è che si era persa, ci vuole anche un punto di svolta. Io credo molto in questo brand e come valenza anche di simbolo dell'Italia all'estero, no? Ci sono un sacco di nostri connazionali in giro per il mondo che vorrebbero conoscere Miss Italia, vedere Miss Italia, che amano molto l'Italia, e quindi bisogna comunque scegliere una rappresentante dei tempi moderni. Tempi moderni, appunto. C'è tra le candidate, tra le concorrenti di Miss Italia, c'è una rappresentante del Friuli Venezia Giulia, che Alame è un po' la bandiera di questa edizione di Miss Italia. È assolutamente il nostro simbolo in questo senso, anche perché è una ragazza di origine musulmana, però non praticante, e si sente italiana al 100%. Sua mamma è musulmana di religione, ma lavora in un convento di suore, quindi come vedi integrazione già dentro di noi. Non è vero assolutamente che noi siamo un popolo razzista, noi siamo solo un popolo che quando ha paura ovviamente si chiude nei confronti del prossimo. Sono state anche un po' di critiche in questo senso, però ecco, tu sei andata forte su questa strada, hai voluto fortemente cavalcare questa cosa, e quindi ecco, la risposta di Miss Italia proprio alle critiche è far vedere che noi ci siamo, che noi possiamo accettare anche le diversità. Ma noi siamo un popolo assolutamente includente, no? Abbiamo sempre incluso dentro di noi, insomma abbiamo avuto molte volte immigrazione, non fosse altro che ci ricordiamo 10-15 anni fa ci fu la grande polemica sulle badanti, no? Ti ricordi che arrivarono tantissime badanti e tutti gli italiani no, tanto gli italiani i badanti non li vogliono fare, no? Adesso sono 1.300.000 badanti e nei prossimi anni si stima che ne debbano arrivare, ce ne sarà bisogno, siccome siamo un paese che invecchia purtroppo, è 2.200.000, quindi siccome gli italiani di badanti difficilmente li faranno mai, grazie a loro, perché noi siamo così dal punto di vista economico, siamo l'ottava potenza mondiale, tutta una serie di cose, allora i badanti sono comunque una risorsa italiana. E adesso non si parla più dei badanti, si parla di altre cose, dell'immigrazione, che ovviamente è un problema sentito, che è giusto che sia così, che va affrontato con una grande cooperazione internazionale che metta in mezzo dagli Stati Uniti alla Federazione Russa alla Cina, perché l'Europa da sola non può far fronte a questa, che sarà un vero e proprio esodo, perché si parla di molti milioni di immigrati arriveranno in Europa, quindi prendiamocene tutte carico. A proposito poi ancora di questo concorso, io l'ho definito un po' il tuo concorso, perché l'hai vissuto anche da concorrente, adesso da madrina, quando vinse Manila Nazzaro ero io madrina e presidente di giuria era Alberto Sordi, quindi insomma me lo ricordo molto bene. E da concorrente nell'86, certamente è bello viverlo da concorrente perché era totalmente inaspettato, quindi mi sono divertita tantissimo, come vedo che si divertono molto queste ragazze, che ovviamente siccome sono arrivate da grandi selezioni, adesso sono 33, hanno una grande competizione in loro, però sinceramente si stanno godendo ogni attimo e si stanno molto divertendo. A proposito di divertimento, ci sarà il presidente della Sampdoria Ferrero, protagonista di questa edizione. Come nasce l'idea di invitare un personaggio così lontano a quelli che sono i canoni del calcio a Miss Italia? Lontano dai canoni del calcio, che però ha fatto molto bene al calcio, perché se al calcio italiano Ferrero ha fatto bene, nel senso che ha portato un'allegria, ha portato ironia in un mondo anche troppo paludato, anche troppo diventato troppo serioso per tutta una serie di motivi. Quindi siccome secondo me, non solo secondo me, io seguo molto il mondo dei giovani, ho dei figli adolescenti eccetera, il grande personaggio dell'anno è Ferrero, voluto a Miss Italia. Tra l'altro ci sarà un derby proprio a Miss Italia, perché la 7, Urbano Cairo, Simona Ventura tifosa del Torino.
Ferrero, presidente della Samp, il 20 settembre, giorno della finale di Miss Italia, c'è anche Torino-Sampdoria. Esatto, la vedremo con Ferrero sicuramente in albergo e spero che ci sia anche Cairo, sarebbe una cosa bella perché così lo vediamo in albergo tutti e tre insieme. Un'ultima domanda sulla kermesse, la scelta dei giudici, anche quella ha fatto un po' discutere, da Vladimir Luxuri a Joe Bastianich, Claudio Amendola, insomma tre persone molto molto differenti anche culturalmente, però insieme riunite in questo evento. Riunite dall'amore per il Miss Italia, per questo concorso e per le ragazze, perché devo dire che Claudia Amendola ha tirato fuori un affetto, una passione, sono tre veri e propri coach di tre squadre che sono proprio di 11 e ognuno vuole vincere, quindi ci divertiremo. Infine poi, visto che siamo su Udinese Channel, devo per forza farti una domanda sulla famiglia Pozzo, sei grandissima amica della dottoressa Magda, con un'amicizia forte che è consolidata negli anni. Consolidata negli anni, siamo amici, sono amica della famiglia Pozzo, ma Magda è una delle mie migliori amiche, devo dire ha fatto tantissimo per la città di Udine e per l'Udinese, con suo fratello, con la famiglia, averne di famiglie di questo tipo nel calcio italiano, però siete così fortunati che l'avete solo voi. Infine un'ultima domanda sul nuovo stadio, l'hai visitato anche tu l'anno scorso però era in costruzione, adesso c'è questo nuovo impianto che potrà ospitare non solo calcio, insomma un impianto a vivere 365 giorni all'anno, può essere anche questa una novità per svoltare in maniera definitiva? Un vero gioiello che è regalato al popolo di Udine, ai cittadini, alla squadra, ma non solo, cioè è uno stadio polifunzionale come pochi al mondo, d'altronde ci sono solo due stadi polifunzionali in Italia di proprietà, uno della Juventus e uno dell'Udinese, questo tutto bianco-nero, però questo è un segnale. Il Milan ancora per esempio non ce l'ha fatta, quindi complimenti alla famiglia Pozzo e complimenti anche alla città di Udine che potrà godersi questo gioiello. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna make.